Possibilità di andare fino a Vercelli, comunque vado sempre per lavoro, ogni tanto passo, avendo anche un hotel, insomma ci sono diverse cose di cui parlare, quindi insomma spesso ci vediamo. Manuel l'ha presa molto bene, nel senso che Manuel aveva riniziato la palestra, quindi questo coronavirus l'ha obbligato, tra virgolette, a allestirsi una palestra in albergo, perché comunque le palestre hanno chiuso, lui si stava allenando e come sapete, quando una persona si allena diventa un po' dipendente dall'allenamento. Sì. E quindi abbiamo allestito questa palestra per Manuel per fare i suoi allenamenti, che poi resterà la palestra a disposizione dei clienti. Quindi insomma, diciamo che grazie al coronavirus abbiamo creato un nuovo luogo che sarà ad uso e consumo dei clienti dell'hotel. Ok, un vantaggio sì, sicuro. Sì, un plus rispetto al periodo. Io, a parte i primi giorni di difficoltà, nel senso, i primi giorni di difficoltà nello stare fermo, perché stare fermo non è nel mio vocabolario, sono una persona molto attiva e sempre pronta ad andare, fare e venire. Stare a casa, imparare a stare a casa è stata la cosa più difficile. In realtà poi si è dimostrata la cosa più bella, però all'inizio, per chi come me non ha mai vissuto la casa, è complicato, no? E così come è stato complicato. Anche angoli nascosti o cose mai visto. Sì, ho scoperto che c'è la cucina. Ho scoperto che in casa esiste la cucina, perché in realtà... Non l'avevi mai usata. No, in realtà la nostra cucina di casa era un arredamento non utilizzato, quindi adesso ci cucino colazione, pranzo, cena, quindi tutti i giocattoli che potevano servirmi per cucinare, quindi insomma ho cercato di creare il mio spazio cucina a casa, cosa che per un cuoco non è semplicissima, nel senso che declinare la nostra cucina tra le mura domestiche, devi avere una compagna che abbia voglia di pulire. E quindi insomma abbiamo questa cosa. No, ho imparato il valore del tempo, abbiamo imparato molto quanto il tempo che abbiamo a disposizione è importante. Ho letto i libri che avevo accantonato nel tempo, senza aver tempo di leggerli, li ho letti. Ho fatto una bellissima lettura di Harari, tutti i tre libri di Harari, quindi questo antropologo israeliano che racconta molto bene la storia dell'uomo da quando fu ad oggi, più o meno, molto interessante. Ho avuto modo di pensare a progetti nuovi, di cercare di capire che cosa questo periodo poteva lasciarci, quindi la consapevolezza che il rallentamento che stiamo subendo debba sicuramente farci pensare, e spero che molto di questo rallentamento ci resti, nel senso che impariamo appunto a non ricominciare a correre come dei matti, ma a ricordarci che il tempo per noi è importante, che abbiamo diritto al nostro tempo, quindi non dobbiamo più farci assorbire come purtroppo abbiamo fatto prima tutti, nel senso che ci siamo resi conto che in realtà da fermi non si sta male, no? Quindi ovvio, così è un po' troppo, nel senso che io avevo iniziato l'anno dicendo quest'anno rallento un po', nel senso che quest'anno mi prendo un po' più di tempo per me, per le mie cose, per la mia famiglia, per i miei bambini, per la mia compagna, per tutto quello che è la mia famiglia. In realtà non volevo un rallentamento così forte. Ma l'universo risponde. Esatto. Perché ho iniziato a dire vorrei che si fermasse il mondo per finire le cose in ballo, e insomma se l'abbiamo detto tutti è successo, nel senso che abbiamo fatto ovvio che potente. Ovvio che c'è poi l'aspetto economico, che è un altro discorso, quello lo affronteremo. Non sarà sicuramente una ripresa facile, non sarà sicuramente semplice, ma non è impossibile, nel senso che essendo io positivo di natura, credo che abbiamo una grande fortuna, che è quella di avere una pagina completamente bianca da quando ricominceremo, su cui scrivere il nostro presente e il nostro futuro, nel senso che
abbiamo l'opportunità di concentrarci sulle cose che, a cui veramente teniamo, a cui crediamo veramente anche a livello professionale, e portarle avanti in un mondo completamente, tra virgolette, nuovo, perché comunque ci sveglieremo in un... ricominceremo in un ambiente completamente nuovo per distanze, per regolamenti, per fruizione che ci sarà della ristorazione, nel senso che possiamo fare mille ipotesi, ma sono solo ipotesi. Quello che succederà veramente lo vedremo quando riapriremo. Da lì in poi si incomincerà a programmare il futuro, nel senso che per adesso possiamo. È difficile, impossibile entrare anche nell'atteggiamento che avremo una volta che si ritornerà alla normalità, perché non possiamo dirlo. Quello sì, nel senso che anche il traffico, ne parlavo stamattina, saremo abituati quello al semaforo. È vero. Quindi insomma sarà una cosa completamente nuova e bella, stimolante, ci permetterà di sviluppare tante cose nuove. Io sono convinto che il delivery diventerà sempre più importante, quindi credo che... Ci state pensando? Per il dopo sì. Per l'adesso no, non abbiamo voluto impostare un delivery in questo momento, forse è dovuto principalmente al fatto che Vercelli è piccolina e non avremmo avuto forse i numeri. In realtà il motivo per cui non abbiamo fatto il delivery è perché intanto non eravamo strutturati per farlo. Mm-hmm. Il secondo motivo è perché né io né Manuel siamo per il delivery gastronomico, ossia siamo convinti che il delivery sia una grande risorsa, ma che il ristorante gastronomico resti il ristorante gastronomico. Quindi quello che è il delivery deve essere studiato come linea parallela al ristorante, okay. E non portarti a casa il cibo che fruisci al ristorante. Personalmente non sono un amante dell'assemblato a casa, quindi non riesco a entrare nell'ottica di mandare a casa delle persone a farti il piatto, un po' per il rischio che non venga bene e quindi poi la colpa è nostra, un po' perché comunque certi piatti è bello mangiarli al ristorante, è bello mangiarli assaporando quello che noi abbiamo voluto mettere nel piatto, no? In ogni piatto che noi facciamo cerchiamo di trasmettere le nostre emozioni, i nostri ci mettiamo sempre a nudo quando serviamo un piatto, e quindi se lo mangi a casa perdi un po' di poesia, no? È un po' come fare i tour virtuali dei musei, no? Che sono bellissimi da fare quando fai il tour virtuale degli Uffizi, adesso con le applicazioni che ci sono gli Uffizi restano fantastici anche visti da una telecamera, però l'emozione che ti danno gli Uffizi quando li vedi dal vivo è un'altra, no? E così secondo me è un pochettino il cibo al ristorante, nel senso che un ristorante non è fatto di solo cibo, poi questa è la cosa più importante. Sì, è un'esperienza, no? che ti perdi altrimenti. Perché sì, adesso parliamo del delivery ed è bellissimo il discorso del delivery, no? Però ci stiamo dimenticando tutti un pochettino quanto è importante il servizio di sala, quanto è importante l'accoglienza, quanto è importante il modo in cui il maître, il sommelier ti accoglie, ti consiglia, ti coccola, ti accompagna. E a casa, volente o nolente, non ce lo puoi avere questo, no? Assolutamente. Quindi il ristorante, secondo me, rivestirà un ruolo completamente diverso dal delivery. Noi siamo per un delivery parallelo, quindi nascerà una linea di delivery parallela, abbastanza semplice e fruibile da tutti. La nostra idea è quella di creare un canale di mercato tendenzialmente nuovo per noi, quindi di andare ad abbracciare anche quella clientela che vuoi per timore, vuoi per non abitudine, vuoi perché non è un frequentatore di dell'alta gastronomia, però possa fruire del nostro cibo anche a casa, e quindi riuscire a creare poi un indotto nel ristorante attraverso l'assaggio di piatti pensati per il delivery. Quindi sicuramente è un modo per... secondo me il delivery diventerà un modo per andare a coprire l'assenza di clienti che avremo, ma un'assenza non soltanto a livello di calo di prenotazioni, quello un po' ci sarà, almeno questo è quello che si prevede, però anche di spazi, nel senso che comunque se i regolamenti restano quelli che si stanno ventilando in questo momento, 2 metri di distanza da un tavolo all'altro
Sì, è tanto. è tanto. Quindi, insomma. Si è collegato intanto tuo fratello. Ciao Sì. Manuel. Se Anche a rimani con Petra. noi, magari alla fine faccio un passaggio da uno all'altro Sì. e ci salutiamo. Un'altra cosa che avete fatto invece un pochino più social, divertente per coinvolgere in questo periodo è questo contest sul Sì. riso, vostro prodotto di punta. Sì. Come hanno Ma reagito il gli contest altri? sta andando molto molto bene. L'idea del contest nasce un po' per la nostra voglia di imparare e quindi sono tutti spunti importanti per noi, quindi di vedere intanto quello che piace alla gente, Sì. quello che piace cucinare a casa, per vedere quali sono i gusti che piacciono di più in casa in questo momento, per far sì che le persone cucinino il risotto e non solo il pane e la pizza, quindi per salvare il Salvare un po' di lievito. farina e lievito. Esatto. E poi c'è stata una bellissima risposta, ci sono più di 300 fotografie inviate, quindi insomma è andato molto bene. Abbiamo dichiarato il primo vincitore settimana scorsa, dichiareremo il secondo vincitore settimanale questa settimana e alla fine ci sarà il vincitore generale del contest avrà come riconoscimento il fatto di avere il suo risotto in carta per un mese nel nostro ristorante, quindi Ah, insomma certo. sì. L'analisi dei piatti come avviene? Non potete ovviamente assaggiarli, ma dalla Non possiamo ricetta, da tutto. assaggiarli dalla ricetta, dagli ingredienti, non teniamo molto conto della fotografia, nel senso che non è che lo scatto debba essere fatto in modo un po' l'impiantamento, ci confrontiamo insieme alla giuria che con noi collabora, quindi abbiamo un pool di esperti che ci aiuta, amici, giornalisti e non che insieme a noi Analizza. analizzano i piatti, insomma c'è Eleonora Cozzella, c'è Albert Sapere, Gianluca Biscalchin, Valentina Masotti e Emanuele Terrazzi che è un cliente gastronomo e una persona che gira molti ristoranti a cui piacciono molto i contest e quindi ci aiuta in questa selezione. È divertente vedere anche cose strane, nel senso che settimana scorsa ha vinto il piatto della settimana. Un risotto fatto con il kiwi e il pecorino di fossa e i semi di papavero, cosa che io non avrei mai pensato, quindi è comunque uno spunto è E un basta che poi modo. esista l'equilibrio nel piatto e No, no, quindi esatto. magari Ma qualcuno ci può arrivare. dalla ricetta sembra di sì. Adesso io non l'ho ancora provato a fare il riso col kiwi, forse perché non amo molto il kiwi, quindi però insomma, adesso vediamo di metterlo in atto. Allora, la vostra storia è nota e anch'io ne ho scritto e riscritto, ma mi piace far raccontare almeno le tappe che tu ritieni fondamentali del tuo percorso dalla tua voce. Quindi. Beh, allora, le tappe fondamentali del nostro progetto, credo che la prima tappa fondamentale arrivi ancora prima che noi veniamo al mondo, quindi è il 1967 quando i nostri Figli nonni. d'arte. Sì, quando nel 1967 nonno Nino e nonna Sandra costruiscono l'Hotel Cinzia, grazie a un'illuminazione di nonno che sapeva che lì sarebbe arrivata questa strada, che all'epoca era un'autostrada, e quindi lì è iniziato la prima tappa importante, quindi l'investimento e il sacrificio dei nonni che ci hanno dato questa grande opportunità. Dopodiché, il mio percorso, la mia idea di fare il cuoco, nasce a 3 anni, quando obbligavo tutti a mangiare la crostatina che facevo nel dolce forno, che aveva tutto di buono, che aveva tutto di bello tranne la bontà perché veniva cotta con una lampadina, quindi sapeva solo di bruciato. Però io ho sempre detto che avrei fatto questo lavoro. A 14 anni ho fatto il test d'ingresso, a 13 anni ho fatto il test d'ingresso per la scuola alberghiera di Stresa, che all'epoca era numero chiuso, quindi si entrava soltanto con il test d'ingresso. Io ero certissimo di entrarci, mia mamma ha cercato di smussare un po' che. Sì, no, beh, i nostri genitori hanno sempre cercato di dissuaderci nell'intraprendere questa carriera, nel senso che non ci hanno mai obbligato a farlo, anzi, sia mia mamma che mio papà che nostra nonna non ci hanno mai spinto a fare questo lavoro, anzi, ci hanno sempre sconsigliato di farlo, ci hanno sempre messo di fronte alle difficoltà, al fatto che fosse una rinuncia
di tempo libero, di famiglia, di festa, di tutto quello che era questo lavoro. Però sia io che Manuel abbiamo intrapreso questa carriera. Io ho scuola alberghiera di Stresa, test d'ingresso, collegio dai padri Rosmignani, quindi 5 anni di formazione anche personale importante, nel senso che mi porto dietro con grande ricordo, con grande felicità. Il collegio è stato, il convitto è stato per me un motivo di crescita e di rapporti personali. Ho imparato che cos'è una brigata, che cos'è il gruppo, che cos'è la piramide militare, che comunque è quella che nelle cucine viviamo, nel senso che Certo. siamo comunque una brigata. Quindi Manuel invece è scuola alberghiera Gattinara, qualche stage da Sergio May in pasticceria. Poi esperienze lavorative mie in giro per l'Italia, 3 anni a Venezia molto belli al West Nuova Parigina, fino a quando decido di tornare ad Vercelli e di provare a fare qualcosa nel ristorante di famiglia. Parlo con mia mamma e mia nonna e gli dico: io resto a casa ma faccio quello che voglio. E mia mamma mi dice: guarda, il ristorante lì fai quello che vuoi. Hai sempre fatto quello che volevi. Sì, esatto. Tanto dirti cosa fare è impossibile. Mio fratello, nel frattempo, ha finito la scuola alberghiera. Gli ho detto: cosa vuoi fare? Vuoi andare in giro? Vuoi stare con me? Vuoi provare? Lui mi ha detto: io sto con te e proviamo assieme. Quindi insieme è nato, nel 2007 nasce il primo menù completamente firmato da noi. La prima idea di cambio che abbiamo deciso di attuare è stata quella di puntare su un prodotto importante del nostro territorio, che è il riso. Quindi è nata l'idea di avere più risotti in carta, tutti fatti al momento, tutti fatti per una persona. Quindi nasce l'idea di quella che all'inizio si era chiamata risotteria, no? Quindi Sì. il primo passo è stato creare la risotteria. Poi in realtà io sono sempre stato cocciuto, ho sempre detto che il mio sogno era prendere una stella Michelin nell'hotel dei nonni, tant'è che era la frase finale del tema del test d'ingresso della scuola alberghiera di Stresa. Ah. Sì, il mio tema del test d'ingresso, che il titolo era più o meno qual è il sogno che hai intraprendendo questa carriera, il mio tema finiva con il mio sogno a prendere una stella Michelin nell'hotel dei nonni. E quindi ho cavalcato insieme a mio fratello questo sogno senza mai diventarne schiavo, nel senso che il consiglio che io do a tutti i giovani che intraprendono questo lavoro, questo percorso e vogliono trovare il loro spazio all'interno del mondo della gastronomia è: non rincorrete un riconoscimento, ma lavorate per il cliente e per rendere soddisfatto i clienti. I riconoscimenti arrivano nel momento in cui noi siamo corretti e lavoriamo per la nostra clientela, nel senso che siamo e dobbiamo essere sempre dei ristoratori. Dopo diventiamo personaggi, dopo diventiamo stellati, dopo diventiamo tutto questo. Però la stella Michelin è veramente un riconoscimento che non va rincorso, ma per il quale ci vuole molta abnegazione, nel senso che devi sicuramente Assolutamente. impegnarti molto, ma l'impegno non deve essere in previsione della stella, deve essere in previsione della felicità dei tuoi clienti, no? Della crescita. Quindi il sogno era quello. 2007 firmiamo il primo menu completamente scritto da me e Manuel, e 2009 è arrivata la prima stella Michelin. Quindi questo è stato il percorso fino alla stella. 2011 premio dell'Espresso, del premio Giovani dell'Espresso. No, 2009 premio dell'Espresso Giovani, premio Turing Giovani, Gambero Rosso Giovani, nel senso che 2009 è stato un anno in cui abbiamo raggiunto il ricco. Il primo premio che abbiamo preso è stata la sorpresa dell'anno di Dentità Golose di Paolo Marchi, che comunque ci ha consacrato insieme a Massobrio. Sono stati un pochettino i primi due che hanno parlato di noi in modo importante. E da lì è iniziato il percorso di maturazione che continuiamo a portare avanti, no? Nel senso che noi continuiamo a cercare di maturare e a non voler mai essere maturi, no? La Una maturazione. crescita continua. Giusto. Sì, perché quando sei maturo poi cadi dalla pianta, quindi insomma, o marcisci. Allora, il nostro obiettivo è continuare questo percorso di maturazione. Attraverso la ricerca, attraverso i viaggi, attraverso l'ispirazione che ci viene da quello che ci circonda, quindi dal cinema, dalla musica, dall'arte, dai libri,
da tutto, nel senso che è fondamentale oggi per chi fa il nostro lavoro avere la mente aperta a 360 gradi. E, nel 2011 nasce un piatto a cui noi siamo molto legati e che forse ha segnato un passo importantissimo per noi, che è stato il risotto al pomodoro. Sì. Il risotto al pomodoro è un piatto che nasce dal ricordo dell'infanzia, dal ricordo negativo del riso al pomodoro dell'asilo. E quindi nasce questo lavoro sul rendere il riso al pomodoro il più buono possibile. Perché il riso al pomodoro riveste un'importanza grandissima per noi? Perché abbiamo portato a tavola la semplicità più totale, nel senso che abbiamo tolto i fronzoli, abbiamo tolto tutto. Riso al pomodoro, semplicità nell'approccio per il cliente finale. A monte c'è un lavoro grandissimo, però tu che lo mangi non hai... Avverti la semplicità. Avverti la semplicità e soprattutto ti stimola i ricordi. È lì che arriva la latta. La latta arriva l'anno dopo grazie a Bob Noto, che in una notte in cui era, una sera in cui era in ristorante da noi, io parlavo con Bob, io e mamma parlavamo con Bob e gli ho detto: Bob, guarda, settimana prossima, tra un mese a Vercelli inaugurano la collezione Guggenheim e la mostra dedicata ad Andy Warhol e la pop art americana. Mi piacerebbe fare qualcosa per rendere omaggio a Andy Warhol, ma non so cosa. E lui mi ha detto: ci penso io. E alla mattina alle 6:30 mi è arrivata la mail di Bob con l'etichetta della lattina. E lì, senza sapere a che cosa saremmo andati incontro, abbiamo fatto le lattine. La prima volta che l'abbiamo fatta per la presentazione internazionale della mostra Guggenheim a Vercelli. Sì. E quindi ci siamo trovati con questi contenitori, con il riso al pomodoro, e adesso come lo impiattiamo, non avevamo ancora gli imbuti che poi abbiamo scoperto essere fondamentali per impiattare il riso nella lattina, e era un esercizio di stile quello, era puro design all'inizio, non sapevamo che poi in realtà la lattina sarebbe diventata un contenitore per noi molto importante, soprattutto che ne avremmo declinate altre tre varianti, quindi il taglio sartoriale, quello fatto con crema di grana padano, riduzione di birra e polvere di caffè, il grigio, quindi questo risotto non al nero di seppia ma fatto con il grigio del calamaro e il calamaro, e il carbonara, quindi questa rivisitazione del risotto alla carbonara. E la lattina è diventata per noi il modo di portare il risotto negli eventi, un modo per creare questo risotto da, tra virgolette, passeggio, questo risotto che può essere mangiato camminando, questo risotto con cui interagisci perché prendi in mano il vasetto e lo mangi, allo stesso tempo il vasetto è diventato un sì, gift. Anch'io cercavo il mio in giro, ma non... È diventato un gift bello per tutti, perché se lo portano a casa e ci mettono le penne. E chi è come me e la mia compagna è appassionato di penne, di vasetti ne ha tantissimi, pieni di tutte le penne di questo mondo. Quindi il vasetto, la lattina è stata questo grandissimo colpo di genio di Bob, che noi poi abbiamo fatto nostro e siamo riusciti a declinare in quattro modi diversi. Abbiamo pensato anche all'eventuale delivery del risotto in lattina, ma non credo che sarà attuabile, nel senso che il risotto è troppo delicato per muoversi nel tempo e nello spazio, nel senso che per servire un prodotto perfetto il risotto che intendiamo noi non è forse ancora pronto, però vediamo, nel senso che ci lavoreremo un po' ancora su. Un'estrema ricerca sul riso. Voi siete di Vercelli e siete cresciuti praticamente nelle risaie. Com'è cambiata la tua concezione, di questo prodotto, se pensi a come lo pensavi da piccolo, appunto, nel riso che ti facevano, a come invece lo lavori e lo ricerchi adesso? Beh, allora, intanto per noi il grande cambiamento sul riso è stato togliere dal menù quella brutta dicitura che è minimo due persone. Quindi la prima cosa è stata quella, nel senso che il riso si fa anche per una persona. Noi lo facciamo anche nel menù degustazione, quindi mezza porzione, ma questo forse è troppo e non è pretendibile da tutti. Però sì. In Italia, secondo me, oggi il riso e soprattutto il risotto rappresenta il piatto che maggiormente rappresenta la nostra nazione del mondo, più della pasta e della pizza, perché comunque pasta e pizza, bene o male, la trovi ovunque. Il risotto
per adesso resta un piatto che devi venire a mangiare in Italia. In Italia, in tutta l'Italia, perché in realtà poi oggi si è sviluppata una crescita del risotto generale in tutta Italia. Ovunque, è vero. Il lavoro sul riso è importantissimo, quello che abbiamo fatto e continuiamo a fare, un lavoro di ricerca e di selezione grazie anche alla collaborazione con gli Aironi, con la Sì. quale collaboriamo da 12 anni circa. E grazie a loro è nato il nostro progetto del nostro riso, quindi abbiamo un nostro brand di riso che è il riso Carnaroli di Cristian Emanuel. Forse ho un sacchetto qua di riso da farti vedere, così lo vedi. Il lavoro che abbiamo fatto sul riso insieme agli Aironi è quello di una ricerca ulteriore di qualità all'interno del sacchetto, quindi siamo arrivati a meno dell'1% di rotture all'interno del sacchetto di riso. Abbiamo un riso meno lavorato del solito, quindi una via di mezzo tra un integrale e un lavorato. Quindi un riso che ha la gemma, che è la carta d'identità che ci fa capire che il riso è meno lavorato del solito, quindi una protezione maggiore all'interno del chicco che ci permette una masticabilità maggiore, una croccantezza maggiore. Un riso che ha una sua personalità di sapore Eccolo qui. anche appena aperto il pacchetto. E se annusi, se porti al naso il nostro riso, hai una sensazione di nocciola tostata, miele, latte in polvere, quindi è un riso che ha già una sua grandissima personalità. Il lavoro sul riso non finisce, nel senso che non siamo arrivati alla fine del progetto di sviluppo e di che cos'è il riso. Tutt'oggi noi una volta al mese all'incirca facciamo un test per capire a che punto è il nostro riso. Quindi facciamo cuocere ai nostri ragazzi 100 grammi di riso di produttori diversi, compreso il nostro. Scusa, mi chiedono quanto di cottura al... Allora, il riso per me non ha un tempo di cottura definito, nel senso che va dai 16 ai 18-20 minuti. Che cos'è che va a variare la cottura del riso? Tutto quello che andiamo ad aggiungere, quindi qualsiasi ingrediente noi andiamo ad aggiungere al nostro riso, possiamo avere o una cottura più veloce o una cottura più lenta. Le parti acide tendono a rallentare molto la cottura, le parti cremose tendono a velocizzarle. Quindi il riso col cronometro non si fa. Si fa con l'occhio, col gusto, con la consistenza che gli si vuole dare. Quindi dicevo che una volta al mese facciamo il test del riso, quindi facciamo bollire il riso senza sale all'incirca 5-6 produttori di riso diversi, e noi non sappiamo quali sono, lo sanno soltanto i ragazzi che ce lo cucinano. Bollito con la stessa quantità d'acqua e senza sale. Per ogni riso ci facciamo dare il riso e l'acqua di cottura per valutarne la parte amidosa Anche che quello che abbiamo. rilascia, E certo. assaggiamo il riso per capire la personalità del riso da bollito, no? E Una cerchiamo sempre di capire. degustazione alla cieca. Sì, negoziazione alla cieca per capire se il nostro è ancora quello che ci piace di più. Poi non è detto che stiamo ancora facendo il prodotto che ci piace di più. Quando parlo di riso non parlo mai del prodotto migliore in assoluto, perché come tanti altri ingredienti, ma soprattutto per il riso, c'è un amore personale verso quel prodotto, no? Quindi per me quello che sto usando adesso è quello che mi piace di più, però deve piacere a me. Quindi non è il migliore, non è il migliore il mio, non è il migliore nessuno. Tutti hanno la loro fascia di mercato e ci sono tantissimi produttori che hanno fatto e fanno un grande lavoro sul Sì, riso. assolutamente. Se penso a Riso Buono, che è un'eccellenza che a me piace molto, è un'azienda che fa un grandissimo prodotto. Se penso ad Acquerello, che è comunque il capostipite del riso gastronomico, è quello che ci ha permesso forse di parlare di riso in questo modo oggi. Quindi io non ho il riso migliore, ho quello che piace di più a me, quello che mi fa ottenere il risultato migliore per il progetto di riso che abbiamo noi. E quindi questa degustazione ci permette tutte le volte di vedere cosa fanno gli altri produttori, di capire quali sono le tendenze che si stanno sviluppando. Quindi ci siamo accorti che tutti stanno pilando, quindi tutti stanno pilando un po' meno il riso. Che il riso è sempre un po' più grezzo, che si sta lavorando molto sul togliere il più possibile le rotture dai sacchetti, quindi avere questa selezione che permetta di avere un riso più omogeneo possibile in cottura.
ci fa capire che non tutti i Carnaroli sono uguali, quindi che non è detto che Carnaroli sia per forza da ricondurre all'eccellenza, nel senso che ogni Carnaroli ha le sue qualità, ogni Carnaroli ha le sue diversità, e quindi questo è molto importante. Abbiamo scoperto che il Baldo ha alcuni è utilissimo e perfetto in alcuni piatti, tipo nella panissa è meglio un Baldo di un Carnaroli. Abbiamo la certezza che i risi tipo il Sant'Andrea sono eccezionali in quelle che possono essere minestre o altre preparazioni. Quindi insomma è un campo di studio continuo quello sul riso che mettiamo in atto, e questo ci piace molto perché è uno stimolo continuo. Il dolce è più da Manuel, ma te lo chiedo, lo usate anche nei dolci? Usiamo anche il riso nella parte dolce. Abbiamo tentato e provato il risotto dolce, ma non c'entrava completamente nelle corde, soprattutto non entrava nelle corde di Manuel, che ha una visione di pasticceria e di dolce un po' diversa dalla canonica, nel senso che Manuel non si ritiene e non può essere definito pasticcere. Lui è più un cuoco dolce, perché tendenzialmente declina la pasticceria partendo dalla cucina, no? Il suo pensiero di dolce è sempre quello di una chiusura di un pasto con un piatto che abbia una tendenza al dolce, ma che in realtà sia un piatto di cucina declinato in pasticceria. Quindi Manuel lo usa per riso latte e zucca, dove col riso fa una polentina di riso, dove l'altra parte di riso è un riso crunchy al caramello, quindi un progetto anche quello fatto insieme agli Aironi, questo riso crunchy caramellato. Lo usa caramellato per il granum, quindi per il lavoro che abbiamo fatto sul gelato di grana padano. Anche in pasticceria cerchiamo di usare il riso nel modo migliore, soprattutto declinato per quello che è il progetto di dolce di Manuel. Sì, okay. Assolutamente. Mi chiedono risotto più strano o particolare che hai mangiato. Io aggiungerei così più improbabile come contrasto o ingredienti all'interno. Più improbabile che ho mangiato, secondo me, se lo ricordo di più Manuel, è quello che ha la memoria storica di quello che mangiamo è lui, nel senso che noi ci dividiamo in io salato, lui dolce. Sì. In realtà ci dividiamo in io parlo, lui lavora anche molte volte. E poi ci dividiamo in due alla memoria, io non ce l'ho più, nel senso che avendo 9 anni di differenza, io ne faccio 42 quest'anno, quindi insomma avendo 9 anni di differenza lui ha allora la mia memoria. Allora magari dopo lo chiedo a lui, invece a te chiedo allora il tuo assolutamente preferito, se è questa rivisitazione del riso al pomodoro o hai un piatto? Allora il mio preferito da mangiare è il risotto al coniglio. Foie gras e crema di formaggi piemontesi. Perché? Perché in me accende il ricordo della domenica, quando andavamo dalla zia in Monferrato, e la zia aveva sempre sul fuoco solo il coniglio. Nel senso coniglio, sì. Tu qualsiasi domenica andavi, aprivi la porta ed eri invaso da questo profumo di coniglio e dall'odore di timo, perché zia penso che avesse una piantagione di timo immensa, quindi era timo ovunque. E quindi questo ricordo l'ho portato avanti per anni, fino a quando non abbiamo deciso di declinarlo in un risotto, ed è nato questo risotto che a me crea molto quello. Quello che mi piace di più fare, che mi rappresenta maggiormente in questo momento, sono due. Vabbè, il pomodoro, che ormai è iconico, e l'altro è il Nove Memorie, quindi questo lavoro che abbiamo fatto sul riso e sulla parte grassa e sulla parte lattica, quindi un brodo di grana padano ottenuto attraverso un procedimento particolare di infusione del grana padano, mantecato solo con la parte grassa del grana padano, quindi senza burro e senza altro formaggio, quindi senza lattosio, finito con il ghee, che è il burro che arriva dalla cucina ayurvedica, quindi questo burro chiarificato, burro biologico chiarificato, messo sopra alla fine nel piatto. E questo è quello che in questo momento ci rappresenta forse di più per semplicità di fruizione, per ricordo, perché anche quello sviluppa in me tanti ricordi e soprattutto ci ha permesso di nobilitare il riso bollito e il riso in bianco che si mangia quando si è malati, no? Quindi in noi molte volte
quando pensiamo ai piatti, quando decliniamo i menù, abbiamo questo modo di pensare al passato, al ricordo, al prendere qualcosa che abbiamo visto, vissuto, mangiato, assaggiato, annusato, ascoltato e proiettarlo con noi nel futuro, no? Per noi è molto importante il legame con il nostro territorio, il legame con quello che succede e vediamo al di fuori della nostra finestra, no? È fondamentale. E quindi cerchiamo sempre di sviluppare sia in noi che nel cliente finale un ricordo, un'emozione che ti riporti indietro nel tempo, no? È un po' quello che stavamo facendo prima del lockdown e che continueremo a fare dopo, è questa ricerca del gusto, del sapore e del ripristinarlo in chiave moderna. Non solo dell'ingrediente, che è importantissimo, nel senso che il rispetto dell'ingrediente, la ricerca dell'ingrediente migliore, la ricerca del piccolo artigiano che andava aiutato prima E va ancora più aiutato e va adesso. maggiormente aiutato adesso per una questione di filiera, per una questione di unità. Però quello che vogliamo cercare noi è il gusto, nel senso che la nostra ricerca sta proprio nel ricostruire una memoria e una banca dati di sapori passati, magari un po' dimenticati, magari meno usati, magari meno abitudinari, però di riportarli al palato delle persone per far sì di non perdere quello che è stato il nostro passato, no? Questo è secondo noi molto importante da fare, nel senso che la cucina oggi riveste veramente un ruolo di cultura importantissimo e va fatto anche in chiave di restituzione per tutto quello che questo mondo ci ha dato. Oltre al gusto, quale altro senso ti piace oppure utilizzi molto, in modo molto preponderante in cucina? Allora, in cucina io tendenzialmente uso tre sensi, il gusto, l'olfatto e il tatto. Il gusto forse non è il più importante, quando io parlo di gusto è più una cosa completa, nel senso che la prima cosa per me importante è quello che succede al naso, quindi il profumo è la prima cosa che mi incuriosisce, mi importa pensare alla cucina, ai piatti il gusto, il sapore poi dipende moltissimo da tante cose, nel senso che il sapore è sia gusto che consistenza, quindi è molto importante sempre essere in grado di declinare il gusto anche in base alla consistenza che vogliamo creare, quindi è importantissimo quello. E il tatto è per me fondamentale, nel senso che io personalmente adoro mangiare con le mani e quindi mi rendo conto che a volte il ristorante per forma, per educazione, per compostezza che vogliamo tenere, non si mangia con le mani. E non so dopo cosa succederà, nel senso che forse si ritornerà a mangiare con le mani perché non ci fideremo più delle posate che andiamo a toccare, quindi. Sì, oppure un piatto, cioè al ristorante si mangia anche come viene indicato dallo chef, Sì, quindi sì, potrebbe sì, sì. essere così uno stimolo per un piatto che tu lanci da No, noi ne abbiamo alcuni alcuni piatti da mangiare con le sì. mani. Sì. L'ultimo piatto da mangiare con le mani che abbiamo creato è la panissa croc, che in realtà è un piatto che nasce in cucina, ma prende vita in pasticceria, perché in realtà è una panissa che è la panissa del giorno dopo, quindi la panissa è il risotto storico della nostra città, salame sottograsso, fagioli e vino rosso. Quella che avanzava si faceva al salto. Manuel un giorno ha preso questa panissa avanzata, ne ha fatto una quenelle, l'ha impanata in un'impanatura fatta di uovo, farina, pane, cornflakes e gemma di riso. L'abbiamo fritta come se fosse un arancino e al momento di servirla aggiungiamo una riduzione di vino rosso e la polvere di cacao. Quindi la sensazione gustativa è quella di mangiare il fritto misto alla piemontese, però in una panissa. Quindi quello è stato l'ultimo gioco che abbiamo fatto sul mangiare con le mani. Quindi. Però il tatto è per me È molto fondamentale. importante quando scelgo anche degli ingredienti. Difatti faccio sempre fatica a comprare le verdure al supermercato perché devo mettere il guanto, quindi Non le puoi mi toccare. infastidisco sempre. No, però il tatto è veramente importantissimo per capire anche la consistenza che vorrò dare a quell'ingrediente, per capire che cosa ho in mano e insomma, diciamo che tatto, sapore. La vista forse meno, ecco, la vista viene dopo, quindi la bellezza, l'impiantamento è un processo che avviene poi dopo. Prima, come
costruisco il gusto, prima costruisco il profumo, la consistenza, la texture che voglio dargli, e poi forse e poi interviene la parte visiva, che non sempre deve essere per forza bella, nel senso che non è detto che bello è buono, e anzi. E viceversa, chiaro. Ascolta, io mi tengo un attimo di tempo per vedere se tuo Sì. fratello riesce a collegarsi, ma vorrei che facessi una dichiarazione d'amore e odio a tuo fratello. Una cosa che di lui ti piace assolutamente, al di là diciamo, le caratteristiche che hai prima elencato, che ti piace assolutamente e per cui appunto lo ringrazi, invece una cosa che no, 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 da cambiare o da migliorare, diciamo così, da cambiare no. Beh, allora, Vai. io ringrazio mio fratello per essere la parte migliore di me, quindi sicuramente questo è la parte migliore di me, è la parte mancante a livello privato e a livello lavorativo, nel senso che noi funzioniamo perché siamo due teste e un cervello, quindi ringrazio Manuel per questo. L'unica cosa che gli chiedo di cambiare è la generosità, non è che non sia generoso. Ma è sempre un po' avaro nel darti le cose, no? Nel senso che se gli chiedi la macchinetta per tagliarti i capelli, dice no. No, ah, Lui ok. tutt'oggi mi rinfaccia, penso dopo 15 anni, che io ho perso un cappellino, quindi insomma lui è un po' possessivo, però insomma sono cose a cui si può. Però il fatto che lui sia la parte migliore di me. Se io dovessi pensare di essere qualcun altro, vorrei essere mio fratello. Ma che bello, questa è una bellissima dichiarazione. Questa è una bellissima dichiarazione. Potreste essere gemelli, in effetti, Sì. io la prima immagine che ho avuto di voi era quella, prima di conoscervi, che foste Beh, noi siamo gemelli. gemellari, gemelli diversi, nel senso che viviamo una vita simbiotica da sempre, abbiamo fatto le vacanze assieme per anni, abbiamo dormito insieme per anni nello stesso letto, quindi abbiamo un rapporto gemellare Gemellare proprio. totale, nel senso che siamo molto molto legati, sia a livello professionale che privato, nel senso che la domanda che ci fanno spesso è: non litigate mai? Sempre, forse. No, mai, Ah, ma mai. perché con Manu non si può litigare, nel senso, cioè, lui se ne va, quindi è finito di litigare. Litighi da solo, Tu ok. litighi da solo, con Manu litighi da solo, e quindi non è che non litighiamo mai, non c'era. La discussione viene troncata ancora prima che nasca, però abbiamo un grande confronto, grande stima reciproca, è bellissimo lavorare con un fratello per me, nel senso per come abbiamo impostato noi la nostra vita lavorativa, perché noi lavoriamo assieme senza parlare, nel senso che se a me serve una frusta mentre sto facendo una cosa, lo guardo e lui me la dà e viceversa. Abbiamo Una come dice nostra mamma, due teste e un cervello, se è un complimento io non l'ho mai capito, quindi. sì, è un complimento, un complimento. Beh, ve lo dico io. Ascolta, Cristian, grazie di cuore. Adesso Grazie mille. cerco Prova a di cercare fare Manuel. prova a sentire Manuel. Ti ringrazio, Grazie. un abbraccio virtuale Un per ora. Spero abbraccio. di vedervi Ciao a tutti. prestissimo A nella vostra presto. Vercelli. Grazie mille. Ciao, Ciao, ciao. grazie.